Dishonored 2 mostrato alla Gamescom di agosto parrebbe proprio di sì, stando ad alcuni rumor captati dalla redazione inglese di VG247. La loro casella di posta elettronica ha ricevuto un'email anonima, nella quale erano contenute alcune informazioni sul secondo capitolo della serie Bethesda, che sarebbe previsto per PC, Xbox One e PlayStation 4 a novembre 2015, e dovrebbe essere mostrato per la prima volta proprio alla Kermesse Teutonica. Si tratta di rumor e vanno presi dunque con le pinze, ma noi saremo in prima persona in Germania per scoprire se si tratta di realtà. Ora passiamo ad una notizia non proprio felice, perché secondo Bloomberg Microsoft sarebbe sull'orlo di una vera e propria tempesta di licenziamenti, seconda soltanto quella che nel 2009 vide 5.000 persone perdere il posto di lavoro. I licenziamenti andrebbero a colpire soprattutto la divisione Nokia, ma anche il reparto marketing che si occupa di Xbox. Si tratta però di speculazioni e Microsoft ha dichiarato ufficialmente che non commenta rumori e speculazioni. Noi possiamo solo sperare che vada tutto bene sia per la compagnia che soprattutto per i lavoratori. E ora facciamo un po' di chiarezza sull'attesissima beta di Destiny prevista per le piattaforme Microsoft e Sony. Su quelle Microsoft sarà necessario un abbonamento Xbox Live Gold per giocare alla beta, mentre il PlayStation Plus servirà soltanto per accedere ad alcune attività non meglio specificate da Bungie. Quando potrete incominciare a giocare? Dal 17 di luglio su PS3 e PS4, mentre dal 23 dello stesso mese su Xbox 360 e Xbox One. Prima di salutarvi parliamo di Dragon Ball Xenoverse, perché il personaggio del mistero è confermato che arriverà dal futuro, anche se non sappiamo esattamente che ruolo giocherà nella storia. Se volete saperne di più non dovete fare altro che seguirci su Facebook, Twitter, YouTube, Google+, e ovviamente VG247.it. Ciao e a domani!